Allora, buonasera a tutti, benvenuti, grazie della vostra presenza. E oggi abbiamo un ospite graditissimo, che è il professor Giampiero Scafoglio, che è docente di lingua e letteratura latina all'Università Côte d'Azur di Nizza, persona di grande profilo culturale e anche istituzionale, in quanto è membro anche del Consiglio Nazionale delle Università di Francia, oltre che direttore o co-direttore di vari progetti scientifici internazionali e di equip di ricerca sparsi un po' ovunque nel mondo. Comunque, nella sostanza, in primis, Scafoglio è un classicista di lungo corso, di riconosciuta ed estesa competenza su poesia, poetica e retorica latine, specie quelle dell'antichità tarda. Ed è uno studioso e un autore che ha saputo muoversi molto bene fra tematiche di studio di ampio respiro e di ampio raggio che vanno dal ciclo epico greco alla tragedia latina arcaica, alla prosa latina tarda, all'attenzione per un autore di grande momento come Ausonio, di cui è anche editore, e poi Ovidio e, oserei dire inevitabilmente, Virgilio, scorrendo lungo i secoli all'area della ricezione moderna e contemporanea della cultura classica. Mi piace ricordare sotto un vezzoso titolo settecentesco come Noctes Virgiliane, la raccolta numerose sue ricerche di filologia e critica letteraria attorno all'Eneide, edito a Hildesheim da Holmes nel 20, così come un libro di grande fortuna e di altissimo spessore culturale è quello che Scafoglio ha dedicato al personaggio di Aiace, Un héros qui vient de loin, del 2017, un eroe che viene da lontano, che nel 2023 è stato pubblicato anche in open access nell'archivio aperto appunto del Dipartimento di Studi Classici della Harvard University, in quello che si chiama il Classical Continuum. Naturalmente non possono mancare i meriti danteschi di Scafoglio, che non sono affatto pochi, e anzi sono molti e di forte riscontro virgiliano, potremmo dire così. Si va da studi sul personaggio di Rifeo e quindi sul tema della giustizia fra l'Eneide e la Commedia. Studi sono dedicati a Didone, anche qui fra Virgilio e Dante, ma anche in Petrarca e in Boccaccio. C'è il Virgilio di Dante, collocato fra Macrobio e Fulgenzio. Quindi, diciamo, sono prospettive estremamente nuove e affascinanti. E quindi anche molto interessante, io ho trovato anche uno studio sull'interpretazione dell'Eneide all'interno della Commedia, l'interpretazione dantesca dell'Eneide, pubblicato sul Deutsches Dantes Jahrbuch dell'11. Ma Scafoglio è qui. Concludo, ci sarebbe molto da dire. Scafoglio è anche l'organizzatore, uno dei pilastri della lettura Dantis Niceana di Nizza, che ricordo nel 2022 è stata centrata proprio su Dante e i poeti latini e la poesia latina. Sua, infine, è anche una lettura del 19° canto dell'Inferno, quindi i crediti danteschi sono evidentemente forti. Non potevamo non invitarlo per questo e per tante ragioni, oltre che per ragioni di lunga amicizia.
è la persona giusta nel posto giusto, devo dire, oggi, per questa sua lettura del 17° del Purgatorio. Lo ringraziamo di aver accolto il nostro invito, ci predisponiamo ad ascoltarlo, non prima che io gli abbia donato la nostra medaglia della Dantesca e il pin analogo a questo che porto io. Complimenti. E gli do senz'altro la parola. Io in primo luogo ringrazio vivamente la Società Dantesca, in particolare il presidente, l'amico Marcello Cicuto, per avermi invitato, un invito di cui sono profondamente onorato, e per questa bella presentazione. Devo dire che non sono un dantista e non farò una lettura tradizionale del 17° canto del Purgatorio. Mi limiterò a fare alcune osservazioni coerenti con la mia formazione e con i miei interessi, sperando appunto di poter offrire qualche spunto che i colleghi dantisti sapranno poi sviluppare certamente meglio di me. Allora, il 17° canto del Purgatorio si apre con la scena di Dante e Virgilio che escono dal fumo della terza cornice e cominciano a riacquistare la vista. A questo punto tre immagini balenano nella mente di Dante. Una prima immagine è quella di Procne, per adesso diciamo Procne, la moglie di Tereo, che uccide il figlioletto Iti per vendicarsi del marito che ha violentato sua sorella Filomela, quindi una leggenda classica particolarmente truce. La seconda immagine che compare nella mente di Dante riguarda invece Aman, un personaggio biblico crocifisso sotto gli occhi del re persiano Serse, di sua moglie e di Mardocheo. Poi vedremo queste immagini più da vicino e risaliremo alle loro fonti. La terza immagine è quella di Lavinia che piange disperatamente per la morte della madre, quindi un'immagine che viene dalla mitologia classica e in particolare dall'Eneide. L'angelo della mansuetudine, con un forte bagliore, richiama l'attenzione di Dante e lo distoglie da queste immagini che si formano nella sua mente. A questo punto Dante ritorna alla realtà. L'angelo invita Dante e Virgilio a continuare la salita. A questo punto, quando arriva in cima alla scala, Dante è stanco e coglie l'occasione non soltanto per riposarsi, ma per chiedere a Virgilio chi siano le anime che si trovano nella quarta cornice. E allora Virgilio gli spiega che sono le anime di coloro che hanno peccato per un amore non abbastanza forte nei confronti del bene, quindi gli accidiosi. Ed ecco la parola chiave, amore, che fornisce a Virgilio lo spunto per tenere un discorso dottrinario di grande importanza. Un discorso sull'amore che riguarda però anche l'organizzazione, la struttura morale del Purgatorio. E allora Virgilio spiega a Dante che l'amore è la fonte sia della virtù che del peccato. Se l'amore si rivolge a Dio, naturalmente una sintesi estremamente povera di questo discorso così denso e complesso, se l'amore si rivolge a Dio o anche se si rivolge ai beni terreni in modo moderato, allora non si commette il peccato che invece subentra
quando l'amore si rivolge all'obiettivo sbagliato oppure ai beni terreni in modo eccessivamente intenso. E allora Virgilio spiega che il triforme amor del male altrui comporta i tre peccati per i quali le anime si purificano nelle cornici sottostanti, vale a dire superbia, invidia e ira. Mentre l'amore che segue un ordine corrotto suscita i peccati delle anime che Dante incontrerà nelle cornici soprastanti, ma Virgilio non dice altro, perché vuole che Dante scopra queste anime e i loro peccati man mano che avanza nel percorso. Ora, il discorso di Virgilio termina qui, dove termina anche il canto 17. Però Virgilio riprende questo discorso su sollecitazione di Dante nel canto 18. Dante vuole saperne di più sull'amore che può avvicinare l'uomo a Dio, lo può spingere alla virtù, ma al tempo stesso lo può precipitare nel peccato. E allora Virgilio gli spiega, per dirla sempre in maniera sintetica e forse banale, gli spiega che l'amore deve essere guidato dalla volontà. E la volontà, a sua volta, deve essere subordinata alla ragione. Quindi, in questo secondo discorso che Virgilio tiene nel 18° canto, in effetti l'animo umano è rappresentato come il luogo in cui diverse forze devono contemperarsi armoniosamente sotto la guida della ragione. Virgilio precisa che questo discorso sarà sviluppato meglio in seguito da Beatrice, che chiamerà questa possanza, questa capacità di gestire l'amore libero arbitrio. Evidentemente, i due discorsi di Virgilio sono appaiati nel senso che sviluppano uno stesso tema. Nel secondo discorso l'amore è trattato in concerto con il libero arbitrio. Possiamo dire quindi che questi due canti, il 17° e il 18°, formano un dittico. Ma a ben guardare, il tema del libero arbitrio che compare nel 18° canto, anzi dovrei dire ricompare nel 18° canto, è già stato trattato nel 16° da Marco Lombardo. E allora vediamo che i tre canti si ricompongono in una unità tematica che va dal libero arbitrio, trattato nel 16° canto, all'amore che è oggetto del discorso di Virgilio nel 17°, per tornare poi al libero arbitrio che viene ripreso dallo stesso Virgilio nel 18° canto. E questa unità tematica si trova esattamente al centro del Purgatorio e al centro della Commedia, perché parliamo dei canti che vanno dal 16° al 18°. E al centro di questa unità tematica che si apre e si chiude nel segno del libero arbitrio c'è l'amore. Ora, si apre con un'apostrofe al lettore. Dante invita il lettore a ricordare se mai si è trovato nella nebbia in montagna. Anzi, c'è un riferimento geografico preciso alle Alpi.
In effetti si tratta di una variazione sulla similitudine, cioè Dante vuole dare un'idea di questo buio che si dirada, il buio della terza cornice, e allora chiama in causa la nebbia che si addensa in montagna e che poi si dirada man mano che il sole si leva nel cielo. Però non si tratta veramente di una similitudine, c'è una variazione, cioè un appello alla memoria esperienziale del lettore. All'interno poi di questa apostrofe al lettore c'è una piccola ma densa similitudine, non altrimenti che per pelle talpe. Cioè questa nebbia che impedisce la vista non è diversa dalla condizione delle Alpi che hanno gli occhi chiusi dalla pelle. Giuseppe Ledda ha osservato a buon diritto che nel bestiario dantesco la talpa rappresenta una cecità temporanea che ben presto consente di riacquistare la vista. Dante si rifà probabilmente ad Aristotele, ma soprattutto a Plinio il Vecchio, che riprende la teoria di Aristotele, secondo cui le talpe non sono cieche, ma hanno un velo di pelle sugli occhi, un velo di pelle che può essere rimosso e quindi le talpe possono vedere. D'altro canto, la similitudine della talpa si inserisce in una situazione in cui soltanto all'inizio il lettore non vede perché c'è la nebbia che poi però si dirada. Quindi possiamo accettare questa interpretazione di una cecità temporanea che ben presto lascia posto a un senso di apertura e di rinnovamento. Si riacquista la vista. Che cosa è che ha impedito, che ha ostruito la vista di Dante e Virgilio? Il buio della terza cornice è la punizione per contrappasso degli iracondi. È una punizione per analogia, in quanto sono accecati dal buio, così come nella vita li ha accecati l'ira. In questo momento, quindi, Dante e Virgilio si liberano dal buio della terza cornice perché passano gradualmente nella quarta. Ma il buio richiama anche il buio infernale. Basta leggere l'inizio del capo XVI per rendersi conto: buio d'inverno e di notte durata, dove il pianeta sottopone il ciclo e così via. E poi, anche all'inizio del XVII canto, il buio degli iracondi è paragonato al buio infernale. Basta leggere le espressioni raggi morti già e poi nebbassi lidi. Quindi il momento in cui Dante e Virgilio escono dal buio degli iracondi e riprendono a vedere è un momento di passaggio e di rinnovamento molto importante che può essere paragonato all'uscita dall'inferno, che può costituire a sua volta metafora del peccato. Quindi questo momento si può considerare un po' come una sintesi del percorso penitenziale di Dante, non a caso una sintesi che si trova esattamente al centro del poema, e cioè l'uscita dal peccato quando si ricomincia a vedere e quindi la purificazione attraverso il pentimento. A questo punto c'è un'altra apostrofe che si rivolge alla facoltà immaginativa. Già prima Dante ha invitato il lettore a ricordare l'esperienza della nebbia alpina attraverso l'immaginazione. Però Dante ha parlato in quell'occasione di immagine leggera, cioè l'immaginazione individuale. Adesso si riferisce a una facoltà comune a tutti gli uomini che è personificata come destinataria dell'apostrofe.
Dante chiede a questa facoltà come essa possa creare delle immagini, presentare alla mente umana immagini che non vengono dal mondo esterno, perché il soggetto è completamente chiuso in se stesso e non recepisce più i dati e gli stimoli che vengono dai sensi. Quindi Dante descrive un processo, attraverso queste due domande, descrive un processo interiore che è appunto il funzionamento dell'immaginazione e prova anche a spiegare questo funzionamento dicendo che le immagini che la facoltà della fantasia propone alla mente si formano nel cielo o autonomamente oppure per la volontà divina che le manda poi agli uomini. Su questa facoltà dell'uomo torneremo dopo. Per adesso guardiamo le sue conseguenze, e cioè le immagini che invia alla mente di Dante. Ecco, in primo luogo c'è appunto la figura della moglie di Tereo, a cui si attribuisce l'empiezza, cioè l'uccisione del figlio Iti, le cui carni sono imbandite al padre Tereo come vendetta per la violenza che ha perpetrato sulla sorella di sua moglie. Come vedete, io sto parlando di moglie e di sorella della moglie senza pronunciare i loro nomi. Eppure, se leggiamo i principali commenti, da Natalino Sapegno a Siro Kimmens, da Charles Singleton a Richard Hollander, da Bosco e Reggio fino all'amico Roberto Mercuri, tutti danno un nome alla moglie di Tereo, cioè Procne. A dire il vero, nelle fonti classiche il nome delle due sorelle è oscillante. Ci sono diverse fonti di questa leggenda che circolano nel Medioevo, da Virgilio e Ovidio fino ai mitografi vaticani, ma i nomi delle due sorelle sono spesso scambiati. Quindi la moglie di Tereo si chiama talvolta Filomela, per esempio Virgilio la chiama Filomela, mentre Ovidio la chiama Procne. Dante non la chiama, non dice il suo nome, mostrandosi consapevole di questa oscillazione che si riscontra nelle fonti. Anche l'identità dell'uccello in cui la donna viene trasformata è oscillante. Quello che è certo, tutti e tre i personaggi sono trasformati in uccelli dopo aver compiuto questi delitti che ho appena detto. La violenza sulla sorella della moglie e poi l'uccisione del figlio che viene divorato inconsapevolmente dal padre. Dopo aver commesso questi delitti, i tre personaggi si trasformano in uccelli. Tereo si trasforma in un uccello rapace, che a volte è un avvoltoio, un falco, a volte è invece un'upupa, mentre le due sorelle si trasformano alternamente in usignolo e in rondine. Per esempio, lo stesso Virgilio, nella Sesta Bucolica, dice che la moglie di Tereo, che egli chiama Filomela, si è trasformata in rondine, mentre in una bella similitudine del quarto libro delle Georgiche si è trasformata piuttosto in usignolo. Ovidio chiama invece Procne la moglie di Tereo, ma che cosa fa? Al momento della trasformazione non chiarisce quale donna si trasformi in quale uccello. Quindi noi vediamo i tre personaggi che diventano tre uccelli. Ora, questa oscillazione nell'identità dell'uccello e nel nome delle donne, ecco, consentitemi di rilevarla appunto per la nota pedanteria di noi classicisti. Però Dante se ne mostra pienamente consapevole, perché rispetto
risponde a questa oscillazione con la figura della reticenza, cioè evita deliberatamente di pronunciare il nome, di dire il nome della donna, e usa piuttosto la perifrasi, lei che mutò forma nell'uccel che a cantar più si diletta. Quindi sappiamo che qui si tratta della moglie di Tereo perché è caratterizzata dall'empiezza, ma non sappiamo qual è il suo nome. E per essere certi che non si tratti di un caso, possiamo guardare a un altro riferimento alla stessa leggenda che Dante fa all'inizio del nono canto del Purgatorio, che voi vedete sullo schermo. Nell'ora che comincia i tristi lai, la rondinella, forse a memoria dei suoi primi guai. Quindi c'è un riferimento, peraltro abbastanza criptico, allusivo, che vuole essere interpretato dal lettore, ma ancora una volta non c'è il nome del personaggio. Allora, messa da parte adesso questa pedanteria, cerchiamo di capire perché, tra tante leggende, Dante ha scelto questa. In primo luogo perché è veramente una delle più truci e crudeli, e quindi anche un esempio maggiormente efficace in questo contesto, cioè per dimostrare le conseguenze nefaste dell'ira. Ma poi vediamo che nel racconto di Ovidio si insiste molto sull'ira. Vedete, parlando di Procne, Ovidio dice: ardet tiram non capit ipsa suam, arde di rabbia e non trattiene più la propria ira. E poi ancora prepara il triste delitto e brucia di ira nascosta. E quando il bambino le corre incontro, infracta constitit ira, l'ira per un momento si infrange, ma poi risorge più forte che mai e prevale sull'amore materno. Quindi la moglie di Tereo, qualunque sia il suo nome, è una figura dell'ira. Il modello principale di Dante è probabilmente Ovidio. Ma possiamo aggiungere un'altra considerazione che non ho trovato nei commenti. Anche Tereo in realtà è caratterizzato dall'ira. Tereo, che è al tempo stesso carnefice perché violenta la sorella della moglie, e vittima perché mangia inconsapevolmente le carni del proprio figlio. Infatti, come vedete, nel momento cruciale, quando cioè taglia la lingua della sorella della moglie per impedirle di parlare, per impedirle di rivelare il delitto, Tereo è agitato dall'ira. Talibus, a tali parole, le minacce della sorella della moglie, che appunto dice che avrebbe detto tutto a sua sorella, da tali parole l'ira del crudele tiranno è agitata, è fortemente stimolata. Quindi entrambi i personaggi sono caratterizzati dall'ira che si ritorce su se stessa, portando conseguenze disastrose. Dopodiché una seconda immagine subentra alla prima, e in questa seconda immagine c'è un personaggio biblico, Aman, un ministro del re persiano, Assuero, cioè Serse, che viene crocifisso davanti allo stesso Serse, a sua moglie Ester, ebrea, e al cugino della moglie Mardocheo. La storia è narrata nel libro di Ester. Perché questa storia? In primo luogo noi vediamo che una storia che viene dalla mitologia classica è seguita da una che viene dall'epos biblico, e questa associazione non è casuale. Dante ha voluto così sottolineare il valore esemplare che egli riconosce alle due culture, quella classica e quella biblica, che sono anche le due matrici, le due fonti di ispirazione della sua poesia. Se leggiamo la Vulgata, quindi la traduzione latina di Girolamo del libro di Ester, vediamo che anche in questo caso Dante ha colto alcuni segnali linguistici che rimandano insistentemente all'ira.
Infatti Aman, che cosa ha fatto Aman? Ha ordinato lo sterminio degli ebrei. Tra gli ebrei ci sono però anche Ester, cioè la moglie del re, e suo cugino Mardocheo, verso il quale il re Serse ha un enorme debito di gratitudine perché Mardocheo ha sventato una congiura. Allora, quando Aman vede che Mardocheo non lo onora, iratus est valde, è particolarmente adirato. Poi si consulta con sua moglie e con gli amici, dissimulata ira, nascondendo la propria ira. La moglie che cosa gli dice? Gli dice di preparare un'altissima trave per impiccare Mardocheo e a questo punto... Aman segue il consiglio della moglie, però Ester denuncia Aman a Serse, che lo fa impiccare sulla stessa forca che egli aveva preparato per Mardocheo. Ora, si può considerare Serse una figura dell'ira? Indubbiamente è caratterizzato dall'ira, ma anche in questo caso possiamo aggiungere un risvolto che è passato inosservato, cioè che anche il re Serse è caratterizzato dall'ira. Infatti, come vedete, quando Ester denuncia Aman a Serse, rex autem surrexit iratus, il re si adirò enormemente. E dopo, quando Aman viene impiccato al posto di Mardocheo, regis ira quievit, l'ira del re si calma. Quindi anche in questo caso io non vedrei soltanto nel personaggio principale la figura dell'ira, ma vedo piuttosto l'ira che passa da un personaggio all'altro e che si ritorce su se stessa. Consentitemi una seconda pedanteria, vi prometto che è l'ultima. Allora, i commenti dicono appunto che Dante rappresenta la crocifissione seguendo il libro di Ester. Anche l'eccellente commento di Chiavacci Leonardi, ricostruendo la storia del libro di Ester, dice che Aman fu crocifisso al posto di Mardocheo. In realtà, nel libro di Ester, Aman non è crocifisso, ma è impiccato. Nel testo greco noi troviamo ekremaste, che in effetti significa appendere, quello vabbè è un aoristo indicativo passivo, quindi fu appeso, è usato normalmente per indicare l'impiccagione. In qualche caso può essere usato anche per indicare la crocifissione in frasi, diciamo così, approssimative, del tipo fu appeso alla croce. Ma proprio questo può aver creato un'incertezza nel traduttore latino, cioè Girolamo che cosa fa? Sembra capire che si tratta di un'impiccagione, perché nel momento decisivo dice suspensus est Aman in patibulo, quindi Aman fu impiccato alla forca, questa forca altissima che aveva fatto costruire per Mardocheo. Però altrove lo stesso Girolamo avalla una certa ambiguità. Allora, in un primo momento dice che si trattava di una excelsam traben, ut appendatur Mardocheus, quindi sembra chiaro che si tratti di una forca a cui Mardocheo deve essere impiccato, poi però lo stesso Girolamo dice iussit excelsam parari crucem, quindi ordina di preparare un'altissima croce. Insomma, l'interpretazione più evidente è che Aman sia impiccato, però c'è un'incertezza terminologica nella Vulgata che non è sfuggita a Dante. Non è possibile che Dante fraintendesse questo latino, che è molto semplice, ma è possibile che Dante abbia in qualche modo interpretato il testo latino e abbia scelto tra le due possibilità che il testo latino gli offriva. E perché ha scelto la crocifissione, che è quella meno attestata?
stata nella Vulgata, perché la crocifissione era considerata nell'antichità e ancora nel Medioevo il più atroce e umiliante dei supplizi, e questo dà quindi maggiore forza drammatica alla scena, in coerenza anche con la scelta precedente, cioè il mito orrendo di Procne e Tereo, appunto per affermare il principio morale che scaturisce da queste scene con maggiore forza. Ma prima di lasciare questa scena dobbiamo soffermarci un attimo sulla formula introduttiva, poi piove dentro all'alta fantasia. Prima ancora di parlare di espressione, guardiamo un attimo la punizione di Aman di Michelangelo, che si trova nel pennacchio superiore a destra dell'altare, Cappella Sistina. Qui Michelangelo ha rappresentato Aman crocifisso e non impiccato. In effetti gli storici dell'arte hanno spesso rilevato coincidenze tra la rappresentazione, le varie rappresentazioni che si trovano nella Cappella Sistina e la poesia di Dante, anche perché Michelangelo non leggeva con disinvoltura il latino, mentre conosceva e amava Dante. E ci sono diversi elementi nella pittura di Michelangelo che rimandano alla poesia di Dante. Io penso che anche questo si possa aggiungere, perché Aman è qui crocifisso, peraltro crocifisso non a una croce, ma ad un tronco. E quindi questo potrebbe in qualche modo, potrebbe essere considerato una sorta di compromesso tra la tradizione della forca e quindi di un semplice palo a cui Aman veniva impiccato e la crocifissione di cui parla Dante. E questa crocifissione ha anche un effetto scenico molto forte, molto efficace, perché Dante ha organizzato l'immagine in modo veramente studiato, in un modo che non troviamo in alcun punto del libro di Ester, dove non si dice mai che Ester, Serse e Mardocheo stanno lì ad assistere come tre spettatori al supplizio di Aman. Allora, detto questo, che introduce la scena, piove dentro all'alta fantasia. Allora, Dante qui usa il verbo piovere in forma metaforica per indicare appunto un'immagine che viene dall'esterno e che si impone alla mente. Questa espressione ha colpito Italo Calvino, che ne ha parlato nel suo saggio sulla visibilità, che fa parte delle Lezioni americane. Qui Calvino si interroga appunto sul funzionamento della fantasia e parte proprio dal verso di Dante, dando questa definizione della fantasia. Ma il verso di Dante non è per Calvino soltanto un'occasione di sfoggio culturale. Calvino cerca veramente di mettere a frutto la forza euristica dell'espressione dantesca. Cerca anch'egli l'origine della fantasia non nell'uomo, ma fuori dell'uomo, una specie di sorgente luminosa che sta in cielo, appunto, e trasmette ideali. Quindi possiamo dire che Calvino, oltre a citare il verso di Dante, segue la logica di Dante e cerca di capire che cosa Dante possa insegnare, andando in direzione opposta alla scienza moderna, che ci dice invece che quello che noi pensiamo si forma all'interno del soggetto pensante.
Ecco, e la fantasia è valorizzata da Calvino come un elemento importante della natura umana che si rischia di perdere e che vale la pena invece di salvare e coltivare. Il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di pensare per immagini. Ma se Dante è fonte e spunto di riflessione per Calvino, qual è invece la fonte di Dante? La fonte di Dante è un bellissimo sonetto di Guido Cavalcanti che comincia col verso «Sio prego questa donna che pietate». In questo sonetto Cavalcanti descrive la propria sofferenza a una donna, sperando di indurla a compassione, e a un certo punto dice che questa donna, compare dentro di lui, compare misteriosamente dentro di lui. Allor par che nella mente piova una figura di donna pensosa che vegna per veder morir lo core. In effetti, è Cavalcanti che insegna a Dante l'uso metaforico del verbo piovere, ma bisogna anche dire che Dante ha sviluppato in modo più coerente l'intuizione di Cavalcanti, perché la donna di Cavalcanti non viene dal cielo. Cavalcanti non condivide questa visione dantesca della donna celeste, quindi quella è una donna come le altre, una donna terrena. Il fatto che piova indica unicamente la comparsa improvvisa e misteriosa della donna all'interno del pensiero. Invece Dante, quando dice che l'immagine piove, intende dire anche che l'immagine viene dal cielo proprio come la pioggia. Quindi ha sviluppato in modo più completo l'intuizione di Cavalcanti. E poi c'è un'ultima immagine che a me sembra la più interessante, che è un po' diversa dalle altre. Quest'ultima immagine è introdotta da una similitudine. L'immagine precedente svanisce come una bolla. Oggi diremmo che la bolla, diremmo prosaicamente, che la bolla scoppia, e quindi un'immagine lascia posto all'altra. C'è quindi Lavinia che piange la morte della madre e le chiede appunto perché lo hai fatto, perché mi hai abbandonato. Questa immagine viene dall'Eneide e i commenti notano puntualmente che il suicidio di Amata nell'Eneide non è descritto come un atto di rabbia, ma come una conseguenza del rimorso. Infatti, come voi vedete nel primo citato dopo il passo dantesco, Amata è il soggetto. Infelice crede che il giovane, cioè Turno, sia morto in battaglia e, turbata interiormente da un improvviso dolore, si proclama causa del crimine e principio di tutti i mali. E poi, dicendo assurdità, come una pazza, stacca con la mano il mantello purpureo, pronta a morire o desiderosa di morire, e lo lega a un'alta trave, non di orribile morte. Quindi si suicida per il rimorso. Quindi hanno ragione i commenti a notare che Dante ha interpretato in modo personale e innovativo il suicidio di Amata come un atto di ira e non di rimorso. Ma dove ha tratto l'ispirazione? Bisogna avere la pazienza di leggere il racconto virgiliano per un tratto più ampio. Se si risale infatti al settimo libro, si vede che Amata è veramente la figura dell'ira. Amata è adirata quando apprende che il marito ha promesso Lavinia in sposa a Enea, disattendendo le speranze di Turno. Vedete, cure irreque, quindi l'ansia e la rabbia la rendono ardentem, ardente d'ira. E poi Giunone completa l'opera perché manda una furia a Letto,
Petto, una creatura infernale che istiga l'ira di Amata. Quindi che cosa fa Letto nella scena che vedete sullo schermo? Si strappa uno dei capelli che sono serpenti, lancia questo serpente ad Amata, il serpente le entra nel petto e istiga un'ira feroce, tanto che Amata diventa furibonda, quindi un'ira enorme, e poi ancora è chiamata più volte Furens, e il verbo che viene usato per indicare Amata, che imperversa per tutta la città in preda alla rabbia, è il verbo Furit. E allora questo che significa? Che Dante sì ha interpretato forse innovativamente il suicidio, ma non la figura di Amata. In realtà Dante ha veramente compreso l'essenza della figura di Amata nella poesia virgiliana, che è un'essenza pregna di rabbia. Ma in questa immagine c'è veramente un'innovazione, che è un'innovazione straordinaria rispetto alla poesia virgiliana. L'innovazione è che Lavinia parla, perché nell'Eneide Lavinia è un personaggio muto che reagisce agli stimoli esterni unicamente arrossendo e piangendo. Quindi il fatto che Dante la fa parlare non è un caso. Dante ha inteso dialogare con Virgilio. Dante ha voluto restituire la parola alla ragazza che Virgilio ha preferito lasciare in silenzio. Non solo, ma il fatto che Lavinia parla cambia completamente l'impostazione della scena rispetto alle due immagini precedenti, perché nelle due immagini precedenti noi vediamo direttamente il personaggio che incarna l'ira. Qui invece noi vediamo Amata unicamente dalla parola di Lavinia, quindi è Lavinia che ci mostra Amata. È l'unica delle tre immagini in cui la figura dell'ira non sta in primo piano, ma viene richiamata da un altro personaggio. Non solo, è l'unica delle tre immagini che aggiunge uno stimolo sensoriale diverso a quello visivo. Le due immagini precedenti sono veramente ed esclusivamente immagini. Questa immagine invece è completata necessariamente, altrimenti sarebbe incompleta, sarebbe incompiuta, dallo stimolo auditivo, cioè dalla voce della ragazza che richiama la madre, lei vera figura dell'ira. Allora, adesso guardiamo a tutta questa parte iniziale del canto, quindi l'apostrofe all'alta fantasia e poi le tre immagini che si presentano alla mente nel loro insieme. In effetti l'alta fantasia, la facoltà immaginativa di cui Dante parla, non è naturalmente un'invenzione di Dante, ma è un concetto filosofico che risale ad Aristotele. Aristotele per primo ha parlato della fantasia come di una facoltà intermedia tra la conoscenza dei sensi e l'intelletto, la facoltà appunto che rielabora i dati dei sensi e li trasmette all'intelletto. Però poi lo stesso Aristotele ammette che talvolta la fantasia trasmette alla mente immagini che non attinge dall'esterno. Quindi Dante si rifà al filone di pensiero che va da Aristotele a Tommaso per quanto riguarda la definizione della fantasia, e questa influenza filosofica
grafica è ben rilevata dagli interpreti. Io vorrei aggiungere però un'altra influenza filosofica che è anche possibile e che è passata inosservata, e cioè l'influenza di Agostino, in particolare il trattato De Trinitate, che circola ampiamente nel Medioevo ed è sicuramente noto a Dante, perché gli interpreti hanno trovato diversi elementi, soprattutto nella definizione della Trinità che troviamo nella Commedia, che si collegano a questo trattato. In questo trattato Agostino afferma la struttura trinitaria dell'uomo a immagine della Trinità divina. Quello che ci interessa è che a un certo punto Agostino parla della fantasia interior. E che cosa dice? Dice che la fantasia è capace di estraniare l'uomo dalla realtà e di rivolgerlo nella sua dimensione interiore. E qui sembra veramente di leggere quello che Dante dice appunto nell'apostrofe alla facoltà immaginativa. Anche Agostino dice, come del resto tutto il filone di pensiero che va da Aristotele a Tommaso, che la fantasia può proporre immagini che non vengono dall'esterno, ma Agostino è l'unico che attribuisce a queste immagini un'origine spiritualis, dice Agostino, cioè un'origine celeste, e anche questo lo ritroviamo in Dante. Inoltre, il fatto stesso che Dante parli di fantasia potrebbe richiamare la scelta di Agostino, perché normalmente il termine fantasia, il termine greco fantasia, veniva tradotto in latino con imago o visio, mentre Agostino sceglie di traslitterarlo piuttosto che tradurlo e quindi usa il termine fantasia. Inoltre io vedo anche nella iunctura, cioè nell'unione di sostantivo e aggettivo interior fantasia, ecco, si potrebbe vedere un corrispettivo dell'alta fantasia, se consideriamo da un lato che alto nel linguaggio dantesco significa talvolta elevato in senso fisico o metaforico, ma talvolta anche profondo, che è proprio il significato di interior. In questo caso l'accezione profondo potrebbe essere appropriato, perché si tratta appunto di una facoltà che agisce all'interno dell'uomo. Quindi in questo caso noi potremmo considerare l'espressione alta fantasia ricalcata sulla fantasia. E poi, in generale, questo movimento che va dall'esterno all'interno, quindi il movimento dell'immaginazione che chiude i sensi dell'uomo per farlo concentrare sulla propria dimensione interiore, devo dire, è un movimento agostiniano par excellence, perché è veramente Agostino il filosofo che richiama l'uomo all'interiorità. Ora, ultimo problema che si pone in merito a questa prima parte, cioè alla successione delle tre immagini, è come si conciliano con la seconda parte, cioè col discorso di Virgilio sull'amore. Perché apparentemente non c'è unità tematica tra la prima e la seconda metà del canto. In effetti, io vorrei ricordare l'interpretazione di Mira Mokan, che ha cercato appunto di ricostruire questa unità con una proposta affascinante, ma non priva di forzature. Mira Mokan dice che in effetti il discorso sull'amore presuppone tacitamente anche la funzione della fantasia, perché la fantasia svolge una mediazione rispetto alle percezioni e quindi in qualche modo può orientare l'amore. Però devo dire che la fantasia non è mai chiamata in causa da Virgilio nel suo discorso sull'amore. A me sembra che tra le due parti del canto ci sia complementarità
piuttosto che unità tematica. Cioè, a me sembra che Dante abbia voluto deliberatamente mostrare due diverse strategie comunicative e pedagogiche. Da una parte una strategia che procede per immagini, quindi attraverso una serie di stimoli sensoriali, e da un'altra parte una strategia discorsiva che procede attraverso il ragionamento, cioè un percorso razionale. In tal modo il soggetto è come circondato, preso d'assalto su tutti i lati e viene in qualche modo indottrinato, convinto, no, ma piuttosto guidato sulla via del bene con diversi, con stimoli, con strategie complementari. Quindi a me sembra che l'unità del canto sia da vedere non sul versante tematico, ma sul versante del completamento reciproco di due diverse tecniche comunicative. Per quanto riguarda poi la tecnica comunicativa per immagini, in realtà non è una novità nel Purgatorio, perché l'abbiamo trovata già in precedenza. All'ingresso e all'uscita della prima cornice, Dante vede i bassorilievi che rappresentano esempi di umiltà nel canto decimo sul pavimento vede scolpiti esempi di superbia punita nel canto dodicesimo. E poi ancora nella seconda cornice Dante ode delle voci, voci che invitano alla carità e che richiamano esempi di invidia punita nel tredicesimo e nel quattordicesimo canto del Purgatorio. Ancora nella terza cornice, all'inizio della terza cornice, una visione statica rapisce Dante e gli propone esempi di mansuetudine. Quindi possiamo dire che c'è un percorso sensoriale che si svolge nel Purgatorio, che è una sorta di percorso nel percorso, ma in realtà è un percorso convergente col più ampio percorso che Dante compie attraverso i tre regni, perché analogo è il punto di arrivo, cioè il bene, quella maturazione morale che consente il pentimento. In questo percorso sensoriale che Dante compie dalla prima alla terza cornice del Purgatorio, c'è però un processo di astrazione progressiva, in quanto si passa dall'immagine vera e propria che Dante vede scolpita nel marmo o sul pavimento, si passa all'immagine richiamata da un diverso stimolo sensoriale, cioè dall'udito, e poi si passa infine alla visione interiore che non ha più bisogno di stimoli sensoriali e che costituisce quindi la piena astrazione. Quindi anche in questo processo di astrazione si può vedere un'evoluzione che è metafora della maturazione morale. Dante viene poi richiamato al mondo esterno dalla luce proiettata dall'angelo della mansuetudine. Quindi l'angelo della mansuetudine non può essere visto. Vedete, ancora una volta in questo canto, Dante gioca con gli elementi sensoriali, gioca per dire che li manipola in funzione comunicativa. Quest'angelo sembra dissolversi nel bagliore che egli stesso sprigiona, riproducendo un processo che noi vedremo all'opera nel paradiso, dove appunto le anime beate tendono a sciogliersi nella luce man mano che si sale verso Dio. E quindi se questo canto si è aperto col buio degli iracondi che richiama il buio infernale, il ritorno di Dante alla realtà dopo le tre visioni si compie nel segno di un bagliore che richiama la condizione delle anime nel paradiso. Si può
vuol dire quindi che questo canto centrale del Purgatorio in qualche modo sia anche sintesi di tutto il viaggio di Dante, della sua intera esperienza oltremondana. Ora, per quanto riguarda il discorso di Virgilio sull'amore, che viene dopo che Dante è tornato alla realtà, io non posso dilungarmi su questo, non soltanto per una questione di tempo, per non abusare della vostra pazienza, ma anche per non rubare il mestiere ai dantisti e agli storici della filosofia e delle idee. Ecco, quello che però voglio dire è che in questo discorso si convergono e si intrecciano due diverse tradizioni. Una tradizione filosofica che va dalla dottrina di Platone e Aristotele ai pensatori tardoantichi e medievali, quindi ancora una volta i due pilastri Agostino e Tommaso, e una tradizione letteraria, che quindi passa per la lirica provenzale, siciliana, toscana, con i due punti di riferimento, Guinizelli e Cavalcanti, ma anche quella teoria che è all'origine di certa poesia, per esempio Andrea Cappellano, Brunetto Latini, e queste due tradizioni, in effetti, che Dante fonde nel discorso di Virgilio sull'amore, sono già tradizioni comunicanti, perché la tradizione letteraria si appoggiava già alla tradizione filosofica, aprendo una via che Dante ha battuto in questo discorso di Virgilio. Ecco, quello che la proposta che vorrei fare, che è veramente l'ultimo punto che tocchiamo in questa nostra conversazione, è se è possibile aggiungere un risvolto di interpretazione metaletteraria a questo discorso di Virgilio. C'è questo famoso saggio di Gianfranco Contini, pubblicato alla metà del secolo scorso, su Dante, personaggio poeta nella Commedia. Contini ha rilevato come alcuni episodi della Commedia, in particolare gli incontri con altri poeti, Bonaggiunta degli Orbicciani, e quindi Guido Guinizelli, favoriscono in qualche modo una presa di coscienza di Dante, una evoluzione della sua coscienza poetica, che però passa anche per episodi i cui protagonisti non sono necessariamente poeti. Per esempio il canto di Paolo e Francesca e anche l'incontro con Cavalcante e Cavalcanti che rievoca il figlio. Ora, questo discorso di Contini, sebbene datato, non è superato. Io vedo che viene ripreso sistematicamente anche nelle letture e nei commenti di quegli episodi che in qualche modo rientrano nel percorso di coscienza poetica delineato da Contini. Per esempio, una nota lettura dell'episodio di Paolo e Francesca che Enrico Malato ha fatto negli anni 60 e che poi negli anni 80, scusate, e che poi ha ripubblicato nei suoi studi su Dante, si appoggia interamente a questa lettura metaletteraria dell'episodio proposta a suo tempo da Contini. Che cosa vorrei dire? Che agli episodi che Contini propone come tappe nella presa di coscienza letteraria di Dante si può forse aggiungere anche questo discorso di Virgilio sull'amore. Perché è vero che Virgilio non parla apertamente di letteratura, ma è anche vero che nel pensiero e nella scrittura di Dante c'è sempre una forte corrispondenza tra l'aspetto etico e quello estetico, nel senso che la letteratura è vista, almeno nella finzione poetica, come conseguenza della vita e talvolta anche come causa delle scelte della vita. Basti pensare al libro Galeotto di Paolo e Francesca. E allora, se noi consideriamo il ruolo di Beatrice, la donna amata da Dante, che ama a sua volta Dante e lo salva, se noi consideriamo l'amore come
come il punto di partenza per quella salvezza che viene propiziata a Dante da Beatrice, ecco, possiamo trovare nel discorso di Virgilio sull'amore uno spunto metaletterario, cioè l'idea che non solo l'amore deve essere correttamente orientato nella vita, ma che la letteratura deve coadiuvare la vita proponendo una visione costruttiva dell'amore. Ma questa chiacchierata non si può chiudere senza fare riferimento al verso centrale del canto. Il verso che si trova proprio al centro del canto viene pronunciato dall'angelo della mansuetudine e viene dal Vangelo di Matteo. È una delle beatitudini, e cioè beati pacifici, beati i costruttori di pace. Questo verso sta al centro del canto, che sta al centro della cantica e dell'intera commedia. Questo che vuol dire? Che Dante ha voluto mettere il messaggio evangelico esattamente al centro del poema sacro, ed è il messaggio che dice: beati i costruttori di pace. Ecco, l'amico Rino Caputo, quando gli è stato chiesto di parlare per 5 minuti di questo canto così denso di contenuti, nell'ambito di un'iniziativa promossa dall'Università di Bergamo nel 2021, ha soffermato la propria attenzione proprio su questo verso, e secondo me anche Dante, se di tutto il canto avesse dovuto salvare un solo verso, avrebbe salvato questo verso evangelico, beati pacifici. Un verso che suona straordinariamente attuale in questo momento drammatico in cui noi vediamo la conseguenza dell'ira, la concretizzazione dell'ira, e cioè la guerra, sia sul versante dell'Europa orientale che sul versante mediterraneo. E quindi questo verso suona tristemente attuale e meriterebbe forse di essere ascoltato. Lo meriterebbe sempre e oggi più che mai. Grazie dell'attenzione. Mi scuso in anticipo per la voce cavernosa e per l'intonazione che non valorizzerà la poesia di Dante. L'unica cosa che vi posso garantire è che leggerò con l'amore sincero che provo per questa poesia. Ricorditi, lettor, se mai nell'Alpe ti colse nebbia per la qual vedessi non altrimenti che per pelle talpe, come quando i vapori umidi e spessi a diradar comincianzi la spera, del sol debilmente entra per essi, e fia la tua immagine leggiera ingiungere a veder com'io rividi lo sole in pria che già nel corcar era. Sì, pareggiando i miei coi fidi passi del mio maestro, uscì fuor di tal nube ai raggi morti già nei bassi lidi. O immaginativa che ne rubbe talvolta sì di fuor com non s'accorge, perché d'intorno suonin mille tube, che muove te se il senso non ti porge? Muoveti lume che nel ciel s'informa per sé o per voler che giù lo scorge? Dell'empiezza di lei che mutò forma, nell'uccel che a cantar più si diletta, nell'immagine mia apparve l'orma. E qui fu la mia mente sì ristretta dentro da sé che di fuor non venia cosa che fosse allor da lei ricetta. Poi piovve dentro all'alta fantasia un crucifisso dispettoso e fero nella sua vista, e cotal si moria. Intorno a lui parea il grande Assuero, Ester sua sposa e il giusto Mardoceo,
che vuol dire al far così intero. E come questa immagine rompeo, se per se stessa guisa d'una bulla, cui manca l'acqua sotto qual si feo, sorse in mia visione una fanciulla piangendo forte e dicea: «O regina, perché per ira hai voluto esser nulla? Ancisa t'hai per non perder la vigna, ormai perduta, io son essa che lutto, madre alla tua, pria ch'altrui ruina». Come si frange il sonno, ove di butto nova luce percuote il viso chiuso, che fratto guizza, pria che muoia tutto, così l'immaginar mio cadde giuso, tosto che il lume il volto mi percosse. Maggior assai che quel che è il nostro uso. I mi volgea per veder ov'io fosse, quando una voce disse: «Qui si monta», che da ogni altro intento mi rimosse e fece la mia voglia tanto pronta di riguardar chi era che parlava, che mai non posa se non si raffronta. Ma come al sol che nostra vista grava e per soverchio sua figura vela, così la mia virtù qui vi mancava. Questo è divino spirito che nella via da irsunne drizza senza prego e col suo lume se medesmo cela. Si fa con noi come l'uom si fa sego, che quale aspetta prego il luopo vede, malignamente già si mette al nego. Ora accordiamo a tanto invito il piede, procacciam di salir pria che s'abbui, che poi non si poria se il dì non riede. Così disse il mio duca e io con lui, volgemmo i nostri passi ad una scala e tosto ch'io al primo grado fui, sentimi presso quasi un mover d'ala e ventarmi nel viso e dir: «Beati pacifici che son sans'ira mala». Già era sovra noi tanto levati gli ultimi raggi che la notte segue, che le stelle apparivan da più lati. «O virtù mia, perché sì ti dilegue?» fra me stesso dicea che mi sentiva la possa delle gambe posta in triegue. Noi eravam dove più non saliva la scala su ed eravamo affissi, pur come nave ch'a la piaggia arriva, e io attesi un poco, sì io udissi alcuna cosa nel nuovo girone. Poi mi volsi al maestro mio e dissi: «Dolce mio padre, di quale offensione si purga qui nel giro dove semo? Se i piesi stanno, non stea tuo sermone, ed elli a me, l'amor del bene, scemo del suo dover, qui ritta si ristora, qui si ribatte il mal tardato remo. Ma perché più aperto intendi ancora, volgi la mente a me e prenderai alcun buon frutto di nostra dimora. Né creatur né creatura mai, cominciò el, figliuol fu senza amore, o naturale o d'animo, e tu il sai. Lo naturale è sempre senza errore, ma l'altro può errar per mal obietto, o per troppo, o per poco di vigore. Mentre che egli è nel primo ben diretto, e nei secondi se stesso misura, esser non può cagion di mal diletto. Ma quanto al mal si torce, o con più cura, o con men che non dee corre nel bene, contra il fattore ad ovra sua fattura. Quinci comprender puoi che esser convene, amor se metta in voi d'ogni virtute e d'ogni operazion che merta pene. Or perché mai non può dalla salute amor del suo subietto volger viso, dall'odio proprio son le cose tute. E perché intender non si può diviso e per sé stante alcuno esser dal primo, da quello odiare ogni effetto è deciso. Resta, se dividendo bene stimo, che il mal che s'ama è del prossimo ed esso amor nasce in tre modi in vostro limo.
E chi per esser suo vicin soppresso spera eccellenza, e sol per questo brama che il sia di sua grandezza in basso messo. E chi podere e grazia, onore e fama, teme di perder per ch'altri sormonti, onde s'attrista sì che il contrario ama. Ed è chi per ingiuria par caonti, sì che si fa della vendetta ghiotto, e tal conviene che il male altrui impronti. Questo triforme amor qua giù di sotto si piange, orvo che tu dell'altro intende, che corre al ben con ordine corrotto. Ciascun confusamente un bene apprende, nel qual si queti l'animo e disira, perché di giunger lui ciascun contende. Se lento amore a lui veder vi tira, o a lui acquistar questa cornice, dopo giusto penter ve ne martira. Altro ben è che non fa l'uom felice, non è felicità, non è la buona essenza, d'ogni ben frutto e radice. L'amor ch'adesso troppo s'abbandona, di sovra a noi si piange per tre cerchi, ma com'è tripartito si ragiona, tacciolo a ciò che tu per te ne cerchi. Molto bene. Grazie davvero di questa lettura, di cui credo che abbiate apprezzato in modo particolare la coerenza, la costruzione altamente studiata di tutti gli elementi in gioco che si inquadrano e poi si incastonano, si collocano molto bene in questo profilo ricostruttivo del canto e di quel filo metatestuale ben messo in luce da questa lettura. E credo che anche l'intensità del vostro applauso dica appunto del vostro apprezzamento di questo. Dunque sì, anzi, proprio attraverso le parole di Gian Piero Scafoglio abbiamo sentito come in questa prospettiva metatestuale funzioni molto bene all'interno di questo canto il discorso dantesco intorno all'alta fantasia. Ha detto bene Calvino, qui è materia di pensare per immagini, è Dante che parla anche dei suoi strumenti costruttivi e ideativi all'interno della commedia, e lo fa come al solito attraverso quella sua straordinaria memoria testuale di recupero di tutti i luoghi in cui ovviamente non li possiamo ricordare, ma evidentemente la fantasia qui come concetto di fondo sembra, come dire, lottare per poter emergere dall'oscurità e dall'opposizione dell'ira o di altri vizi o di altre negatività. La materia è proprio quella dell'attività mentale e creativa del poeta, che si condensa nell'alta fantasia, e qui prende luce, prende forma anche il rapporto, lo avete sentito, con Si o prego questa donna che pietate di Cavalcanti, dove c'è invece il rispetto negativo della posizione di Dante, c'è un'immagine che piove per manifestare l'assenza di pietà, l'assenza anche di vita creativa. Un dato interessante è che proprio sulla linea di questa coerenza del discorso di Scafoglio e della coerenza dantesca di un discorso sulla fantasia e sulla facoltà creativa del poeta, è nel fatto che, per esempio, Aman, il personaggio di Aman, è presentato come dispettoso e fero, alla stessa maniera di chi?
di Capaneo nel quattordicesimo dell'Inferno, cioè di un canto dove pure è materia di pioggia, che però è una pioggia di fuoco sul sabbione dei violenti, è una pioggia che non produce nulla, che non fa fruttificare, ma anzi rende sempre più sterile i luoghi in cui essa cade. È il limite di questi personaggi che vogliono imporre la loro prospettiva negativa. Capaneo è a suo modo un iracondo, un bestemmiatore, un personaggio assolutamente negativo da questo punto di vista. Questi altri personaggi iracondi, li abbiamo sentiti che cosa sono, limitano la loro attività immaginativa creativa, Capaneo alla bestemmia e questi altri a una morte con dolore e via dicendo. Quindi molto bene, tutti questi elementi si tengono all'interno della lettura di Scafoglio e, ripeto, aprono prospettive interpretative che ognuno di noi potrà continuare, indubbiamente. È tradizione nostra lasciare la parola adesso al pubblico, a chi ha qualche curiosità o vuole fare domande o ha avuto qualche dubbio nella sua mente. E qui il professor Scafoglio si rende disponibile alle risposte. Molto poveramente, ma volevo anche dire c'è un alto mare, che non è alto ma è profondo. Sì, grazie per il riscontro. In effetti basta vedere la voce alto dell'enciclopedia dantesca, dove effettivamente le due accezioni sono ugualmente presenti, quindi in diversi punti alto significa profondo. Il problema è che qui alto significa indubbiamente elevato o sublime. Perché? Perché si parla dell'immaginazione come facoltà comune a tutti gli uomini, in opposizione all'immagine leggera, che è invece l'immaginazione individuale di un uomo che ricorda la propria esperienza. Il punto è che Dante usa spesso un linguaggio polisemico e aggiunge ulteriori risvolti al significato principale. Quindi a me sembra che la fantasia interior di Agostino sia ben tradotta dall'espressione dantesca alta fantasia. Ecco, potrebbe essere un risvolto semantico aggiuntivo che non esclude il fatto che la fantasia possa essere anche sublime nella misura in cui, per esempio, è facoltà che mette in contatto l'umano col divino, perché prende le immagini dal cielo. E questo è importante, perché nella teoria aristotelico-tolemaica la fantasia è facoltà intermedia tra la conoscenza dei sensi e l'intelletto. Quindi possiamo dire che Dante l'ha sublimata, le ha attribuito un ruolo più importante di mediazione tra l'umano e il divino. E questo è il motivo per cui si parla di alta fantasia anche nell'ultima scena del Paradiso, il momento culminante del viaggio di Dante, quando Dante personaggio comprende in modo metarazionale il mistero della Trinità. All'alta fantasia mancò possa, cioè è proprio l'alta fantasia che permette a Dante di avere questa illuminazione che non potrebbe altrimenti comprendere con le facoltà umane che sono limitate, ed è per questo che poi
l'alta fantasia è spossata da questa visione che la invade. E il fatto che l'alta fantasia torni, io avevo in animo di parlarne, ma non l'ho fatto per non prendere troppo tempo. Il ritorno dell'alta fantasia al culmine del viaggio di Dante ci fa capire anche l'importanza di questa prima definizione ed esemplificazione dell'alta fantasia che Dante fornisce nel canto 17 del Purgatorio. Allora, i dialoghi di Seneca, i cosiddetti dialoghi, che poi in realtà sono dei trattati, in effetti circolano nel Medioevo, sono noti, quindi è possibile che Dante lo conoscesse. Nel caso specifico però non si rifà ad esempi, perché per esempio Seneca non parla del mito di Tereo, Seneca preferisce attingere gli esempi dalla storia, quindi Caligola, per esempio, è uno dei protagonisti del trattato di Seneca. Quindi in questo caso specifico non mi pare che Seneca sia presente. È una scelta di Dante che ha voluto privilegiare fonti poetiche. Io credo che le scelte di Dante non siano mai casuali, in quanto lui poteva attingere veramente da un patrimonio culturale sterminato che va dall'antichità classica alle scritture, all'erudizione medievale. La scelta quindi di testi poetici, perché non dimentichiamo che anche la Bibbia era letta come un testo sapienziale legato a quella particolare forma di sapienza che accomuna i profeti ai poeti. Quindi in questo caso credo che la scelta di fonti poetiche abbia un suo significato.